siete stati in grado di recuperare la campana stregata, devo trovare qualche altra fonte di potere magico per battere Twilight e la sua cricca. È andato via! Non mi fido di lui. Nessuno si fida. Ed è la ragione per cui usare la sua campana per tradirlo sarà gratificante. Sempre se riusciamo a capire come si usa. Twilight Sparkle è insopportabile, ma sa un mucchio di cose. Una volta ha detto che negli archivi di Canterlot c'è una sezione vietata. Celestia e Luna adorano tenere certe informazioni solo per sé. Se esiste una risposta, deve essere là. Crisalis rientra trionfalmente a Canterlot? Sembra un titolo da prima pagina. Non ci credo, si parte! Scusate il disturbo. Sappiamo che state preparando la festa del sole d'estate come da noi richiesto, ma... Oh! La situazione è sotto controllo più di quanto ci aspettassimo. Non mi posso lamentare. Esclusa la serata del Trivia Trot, ho fatto grandi progressi dalla cerimonia della cinificazione reale. Forse non lo sapete, ma mi capita di andare nel panico. Facevo del sarcasmo, ma ci tengo a dirvi che sono migliorata organizzando questo evento. Tanto da aver deciso di delegare e fidarmi degli altri. E sta andando alla grande! In realtà... è proprio quello di cui siamo venuti a parlarti. Questa potrebbe essere l'ultima festa del sole d'estate che dovrai organizzare. Ho sbagliato qualcosa? Assolutamente no, ma la festa era una cosa nostra, nata per festeggiare la mia vittoria su Luna. E grazie a te e ai tuoi amici per celebrare la riconciliazione. Ma dato che ce ne andiamo, non ci sarà più bisogno di festeggiare alcunché. Come hai detto? Io e Luna abbiamo preso una decisione. È giunto il momento di ritirarci a vita privata. Tu e i tuoi amici ormai siete in grado di governare Equestria. Perciò che questa sia l'ultima festa del sole d'estate, Equestria si lascerà il passato alle spalle e abbraccerà il futuro. Occhi picchia! Come ti fa sentire questa storia? Questo è il genere di responsabilità che solitamente ti manda nel panico. Stranamente sto bene, ma se davvero questa deve essere l'ultima festa del sole d'estate, voglio assicurarmi che sia l'evento più riuscito di sempre. Non darci altro lavoro, non darci altro lavoro, non darci altro lavoro. Quindi, anche se tutto è pronto, ho pensato a delle modifiche per le quali ho bisogno di voi. Ah, ero certa! Oh, l'ultima edizione di una festa tanto amata, modifiche dell'ultimo minuto. La situazione rischia di finire nel caos totale. Che cosa sei venuto a fare? Conosco Celestia e Luna da più tempo di tutti voi. Io le terrorizzavo e loro mi hanno pietrificato. Se questa è l'ultima festa del sole d'estate, non posso certo perdermela. E sono arrivato giusto in tempo per la parte. Twilight dà ai suoi amici una lista incredibilmente lunga e fin troppo specifica di cose da fare. Mi spiace molto deluderti, ma le cose non stanno affatto come ti aspettavi. È tutto qui? Che c'è? Come Discord mi aspettavo una lista più lunga. Niente più eccessi, né attacchi di panico. Col vostro aiuto so di potercela fare. Oh, l'evoluzione del personaggio, che noia! Posso almeno avere un bigliettino tutto per me? Tieni. Ora vado a riscrivere il mio discorso, ma se guardate i vostri biglietti vedrete... Ora non possiamo parlare, c'è molto da fare prima dell'alba. Perché ci sono tanti pony svegli nel cuore della notte? Per la sciocca festa del sole d'estate. Si può sapere quante feste celebrate voi, pony?